Bene, parliamo in questo video di un gruppo molto interessante di agate, che sono le agate sagenitiche, cioè quelle agate con inclusione di cristalli, di altri minerali. Ecco, nel nostro schema di classificazione delle agate abbiamo visto che le uniche vere agate in senso stretto sono le agate bandate, perché per definizione calcedonio bandato prende il nome di agata. Tutti gli altri calcedoni con inclusioni, anche se non sono bandati, vengono chiamate agate perché è un termine più piacevole, più comune, più antico, e quindi abbiamo visto le agate muschiate, le agate plum, le agate dendritiche, e vedremo qui le agate sagenitiche. La maggior parte dei cristalli di altri minerali erano già presenti all'interno della cavità quando è arrivato il calcedonio, però ci sono anche casi di agate. Di cristalli che si formano all'interno del calcedonio. Quindi, come abbiamo detto, i cristalli possono essere precedenti o contemporanei. Intercalati è il caso in cui, in delle situazioni particolari, che è nelle agate LEIS, che vedremo in un capitolo apposito, si alternano delle soluzioni diverse. Una soluzione deposita dentro una cavità, dentro una vena, deposita del calcedonio, e un'altra soluzione deposita un altro minerale che può essere calcite, aragonite o altre cose, o ametista. Quindi ci sono dei cambi stagionali per cui all'interno della stessa vena si intercalano appunto delle bande di calcedonio o degli strati di cristalli di altri minerali. E quelli contemporanei, vedremo, sono casi abbastanza rari, cristalli piccoli, sono mischiati in genere ai muschi e si trovano all'interno del calcedonio. La maggior parte dei casi i cristalli poggiavano sulle pareti della cavità e quindi si tratta di minerali di bassa temperatura, quindi dello stesso ambiente di formazione del calcedonio. Poiché la maggior parte delle cavità che si riempiono di agata sono le rocce vulcaniche, e avremo i minerali tipici delle rocce vulcaniche, le zeoliti, e assieme avremo aragonite, calcite, barite, minerali di ferro come vietite, marcassite, avremo che ne so, anidrite, gesso e altri minerali. Quindi faremo una specie di mineralogia delle agate, vedremo una serie di campioni di diversi depositi. Però l'attribuzione del minerale è fatta a occhio, perché la maggior parte di questi campioni sono stati sostituiti da calcedonio, quindi non c'è modo di fare un'analisi corretta. Ecco, sicuramente il re delle sageniti, il minerale più comune, è l'aragonite. L'aragonite è molto comune nel giacimento di Coyamite, che è nella zona delle Agate Lagune, nel Chihuahua, nel nord del Messico, e l'attribuzione ad aragonite è in certi casi ovvia quando se ne può vedere la forma esagonale, un deposito non lontano, Needle Peak, da anche qui delle belle aragoniti sostitute da calcedonio, o abbiamo delle belle rosette di calcedonio che vengono dalla zona di Chubut, e queste sono delle vere e proprie agate che sono andate a sostituire delle rose di aragonite tagliate a mezzo e lucidate. Queste sono delle vere e proprie agate. Quindi questi campioni, che sono campioni, questi del Coyamite sono campioni piuttosto rari e costosi, e molto ricercati dai collezionisti, sono chiaramente attribuiti ad aragonite, e quindi vengono più correttamente chiamati pseudomorfosi di aragonite, di calcedonio su aragonite. Però l'aragonite può avere molte forme e molte strutture. E quando è più bacillare, più acicolare, più allungata, dove l'attribuzione è già più dubbia, viene nuovamente chiamata sagenite. Quindi questa è ancora una coiamite, un grosso nodulo, e vediamo che i cristalli sono stati sostituiti e ricoperti da agata bandata. Qui di fianco ho messo una foto di un minerale di cui non ho messo la località perché non mi interessa fare la mineralogia di questi minerali. Ho messo la foto solo per avere una referenza per immagine della forma che potrebbe aver avuto il minerale prima dell'inclusione del calcedonio.
Questo perché certe volte le trasformazioni sono così intense che ricostruire, diciamo, la forma originale è abbastanza un processo complesso di immaginazione. Ecco, questo è un altro accoiamito in cui vediamo un ciuffo, anche qui probabilmente di aragonite, però dove vediamo che i cristalli sono stati completamente svuotati e dove piccole agatine, piccole strutture bandate, sono andate a riempire, diciamo, le cavità dell'aragonite che si andava disciogliendo. Quindi già da questo campione ricostruire che si trattasse di una struttura globulare di ciuffi di cristalli di aragonite è già più difficile. Ecco, questo è ancora aragonite, senza dubbio, viene dal Crazy Lace, che abbiamo visto che è appunto un lace, cioè un'alternanza di calcedonio e altri minerali, e c'è appunto un paio di livelli, vediamo uno qua sotto, e questo livello, che sono costituiti tutti da cristalletti bacillari, così corti, a bacchetto di un minerale che senza dubbio è aragonite. Qui ho messo un campione minerale di un aragonite che potrebbe essere di questo tipo. E anche di aragonite, quasi senza dubbio, sono questi ciuffi. Questo viene dal Needle Peak nel Texas, questo viene da Kerrouchen in Marocco, questo viene da Kazakistan, un giacimento in Tandereg, e tutte queste strutture a ciuffo assomigliano in qualche maniera a questo campione della Spagna, che si tratta di un deposito abbastanza popolare, dove si trovano questi ciuffi di aragonite di 2, 3, 4 centimetri di diametro, che assomigliano molto, sia per forma, dimensione e struttura, a questi depositi di località molto diverse l'una dall'altra. Già più difficile l'attribuzione quando l'agata ha sostituito completamente, il calcedonio ha sostituito completamente l'aragonite. Il campione più confuso potrebbe essere aragonite, anche questa, ma potrebbe essere parecchie altre cose, qualche zeolite o altri minerali. Questo è un deposito che dà ciuffi molto belli di saggenite, Caddy Mountain, nel sud della California. Questo è un'altra saggenite molto bella dell'isola di Sumatra, in Indonesia. Anche qui si tratta di una saggenite di grandi dimensioni, il diametro di questo ciuffo è di 14-15 cm. Vediamo che qui però la sostituzione non è completa e quindi ancora parte della parte centrale dei cristalli non è stata riempita, ci sono ancora delle cavità. Il colore è concentrato nella parte esterna. Più intensa è la sostituzione in questa agata di Kerrouchen, dove vediamo che l'agata, il calcedonio è entrato molto bene dentro ai cristalli, si è formata una agatina proprio al centro, dove probabilmente c'era rimasta una cavità come nel caso precedente, poi i muschi hanno coperto i cristalli di questa patina verde, insomma i processi qua sono chiaramente più intensi e complessi, per cui anche qui l'attribuzione aragonite l'ho messa un po' in dubbio perché è troppo intensa l'alterazione. E forse più banale è l'attribuzione di questo campione da Rodeo Flat in Arizona, dove vediamo ancora la struttura interna del cristallo, anche qui completamente sostituito, però c'ha un po' più l'aria di un aragonite, e assomiglia molto a questi campioni che danno questi cristalli con la punta. Ops. Ecco, un altro campione simile viene dallo stato di Sonora, in Messico, e ancora abbiamo che la parte interna dei cristalli, siccome sono cristalli tozzi, non troppo fini, la sostituzione non è completa e restano un po' di cavità, no, dove il calcedonio non è riuscito a entrare completamente. Siccome il cristallo viene prima coperto di calcedonio e poi si discioglie, e se la patina di calcedonio esterna isola abbastanza bene il cristallo, quando si discioglie, diciamo, l'aragonite che sta all'interno, non sempre c'è il tempo di riempirlo di calcedonio. Quindi è frequente che quando i cristalli non sono aciculari ma sono più tossi, restano delle cavità all'interno.
Ecco, questo è un deposito sempre nel nord del Messico, in Chihuahua. In genere si trovano delle agate bandate con poco colore, però ogni tanto ci sono queste belle saginite bianche e di dubbia attribuzione. Io le ho messe nel gruppo delle aragonite, però con punto interrogativo. Molto costanti sono i caratteri delle saginite di Big Diggins in New Mexico, sono sempre fatte a ciuffi di questo tipo, in genere con aspetto biancastro, con dei colori chiaramente un po' cambiati, e hanno questa struttura ventale. Ecco, passiamo ad un altro minerale, la calcite. La calcite è meno frequente, anche se sicuramente è più comune di quello che possiamo dire, però è meno frequente trovare dei campioni che dimostrino chiaramente la forma della calcite. Un classico è il Crazy Lace, che prima abbiamo visto ha dei livelli di aragonite. Beh, in questo caso abbiamo dei livelli di calcite a dente di cane, sono chiaramente gli scalenoedri, tutti i cristalli orientati verso il centro della cavità, esattamente come potrebbe essere una cavità di calcite a dente di cane. I cristalli sono scalenoedrici, sono stati ricoperti da queste bande, e poi la parte interna, che è questa, è stata svuotata, è stata riempita da una struttura intricata di bande di calcedonio e strutture sferoidali, sempre di calcedonio. Quindi c'è stato un riempimento successivo alla copertura dei cristalli. Se abbiamo un taglio perpendicolare ai cristalli, vediamo chiaramente le sei facce dello scalenoedro. Quindi chiaramente la struttura della calcite è chiarissima, e possiamo vedere che prima il cristallo è stato ricoperto da calcedonio, e vediamo che, diciamo, il primo strato di calcedonio è questo celeste, e questo era quello che era il cristallo. Quindi dopo la ricopertura, il quating, cioè una paramorfosi, abbiamo la cristallizzazione di calcedonio nell'interno. Quindi abbiamo di nuovo delle bande, però che crescono in maniera diversa, sostituendo la calcite che si stava dissolvendo. Questo è un altro campione, un po' più colorato, ma ha la stessa struttura. Ecco, sempre calcite, senza dubbio, e questa è appena contemporanea, è un'agata che si chiama Cathedral del nord del Messico, è caratterizzata da delle grosse strutture stalattitiche, ricche di muschi all'interno, di questi muschi arancio o ocra, e questi muschi sono fittamente intercalati a dei piccoli scalenoedri di calcite. Se guardate il microscopio si vede chiaramente la forma di questi cristallini, che sono cristallizzati all'interno dei muschi, quindi sono chiaramente syngenete, che bene contemporanee alla formazione dei muschi, e quindi precedenti. Diciamo, si sono formati assieme al calcedonio quando era ancora colloide, e si sono induriti dentro, cioè cristallizzato dentro al calcedonio. Un altro minerale abbondante, frequente nelle saginiti, è la barite. La barite con tutte le sue forme. Un classico sono questi noduli di barite dello Utah, che ricordano chiaramente, per forma e struttura interna, i noduli di barite, che sono frequenti in molti depositi argillosi in tutto il mondo. Questa è una pietra fosforica bolognese dell'Appennino tosco-emiliano in Italia, e chiaramente sono dei noduli fibrosi, fibrosi raggiati, di barite più o meno pura. La silicizzazione è un processo completamente secondario in questo deposito, e in questo caso specifico non ha niente a che vedere con la formazione di agate. Però agate con barite all'interno, che possono essere chiamate barite silicizzata o agata con barite, diciamo, secondo i punti di vista, sono abbastanza frequenti in vene associate a giacimenti metallici, sia d'argento che di rame. Questa è una miniera del Nevada, mi sembra d'argento, non vorrei dire d'oro d'argento, e vediamo che la struttura interna delle saginiti è molto fitta, ricorda i cristalli lamellari di questa barite. Questa è una barite del Marocco, di quelle che normalmente hanno le cerussiti sopra, e
e vediamo che la struttura è simile a questa. I cristalli sono molto compatti fra loro, riempiono tutti gli spazi e hanno frequentemente una struttura un po' curva verso la punta. Ecco un altro campione simile del Santa Maria River in Arizona, e anche in questo caso tutto il calcedonio è fittamente riempito da questi saginiti di barite. Ecco, un campione di una località sconosciuta e anche di dubbia interpretazione è questo, è una grossa fetta di tutti i saginiti che hanno la caratteristica di avere cristalli molto curvi. Non saprei se è la stessa curvatura che abbiamo visto prima nella barite o se si tratta di un'altra cosa, però meritava di essere menzionato, l'ho lasciato quel punto interrogativo. Ecco, sicura attribuzione a barite è questa agata Leis dell'isola di Kimolos in Grecia, associata a un giacimento di argento, un giacimento molto antico, scavato nell'antichità su quest'isola, e tutta l'isola abbondano questi leis ricchi di barite, e dove ogni tanto c'è questa alternanza, vediamo barite, calcedonio, un po' di barite di nuovo, calcedonio e poi lo strato grosso di barite, e vediamo che c'è questa alternanza, quindi si vede chiaramente i due fluidi. Ancora barite, questo lo possiamo dire per la forma tabulare di questi cristalli, viene dalla Carline Mine in Arizona, e assomigliano questi cristalli al taglio perpendicolare di cristalli tabulari, quindi non più cristalli lamellari o aciculari, ma nettamente tabulari. La punta è sempre piatta e ricorda, questo è un campione, credo, della Sardegna, in Italia, e vediamo che sono cristalli tabulari, se li tagliassimo per la metà avremo sempre la punta piatta. Ecco, questo viene da un altro giacimento ricco in barite dell'isola di Milos, non saprei dire esattamente se si tratta di barite o calcite, però questa Agata Leis era associata ancora a barite, quindi l'ho messa qui anche se la forma è un po' strana. Probabile barite, anche queste agate di Çubuk in Turchia, potrebbe essere barite, potrebbe essere anidrite, questa la sezione dei cristalli così rombica, non saprei. Una saginite molto caratteristica è questa di Orneals, un giacimento nella Repubblica Ceca. Era famosa quest'agata per essere chiamata agata zigzag perché forma queste strutture strane. Se visti singolarmente, i cristalli ricordano senza dubbio i cristalli di barite, anche tabulari, però poi la trasformazione in calcedonio ha fatto sì che all'interno si formino queste curiose linee zigzag che probabilmente non hanno niente a che vedere col cristallo originario. Però hanno dato il nome all'agata, si è dibattuto molto su queste agate, se sia barite o altri minerali. Non è chiaro perché manca un esempio di un minerale che assomigli, che abbia una struttura di questo tipo. Ad ogni modo non sappiamo se la situazione di crescere all'interno di un gel, all'interno di una soluzione colloidale molto ricca in silice, mi crei una situazione di cristallizzazione particolare rispetto a una cristallizzazione normale, e quindi potrebbe essere che alcuni casi di saginiti mi diano dei cristalli un po' diversi da quelli che possiamo trovare al di fuori delle agate. Per esempio, questo è un altro tipo di saginite che abbiamo battezzato come ferrerite per somiglianza con la ferrerite, anche se il dubbio è grosso. La caratteristica di queste saginiti è che si trova in aggregati globulari di colore quasi sempre giallo. Queste strutture sono sferiche, con una struttura abbastanza compatta e una fibrosità molto fine. Questo viene ancora da Needle Peak, che è questo deposito in Texas con una grandissima varietà di agate, questo Horse Canyon in California.
o Casa Grande in Messico. Potrebbero essere delle ferrite, assomigliano molto a questo campione di ferrite, sia per il colore, per la variazione cromatica e per la struttura dei cristalli, soprattutto nella parte esterna, molto simile. Però non è da escludere che si tratti di normale calcite, per esempio la calcite globulare, questa è quella di Montalto di Castro, in Italia, vicino Roma, potrebbe essere molto simile a queste strutture. O l'uno e l'altro, non è detto che siano da attribuire tutte a uno o quell'altro. Il problema più grosso è che la ferrite è nota oggi come minerale da strutture globulari di 1, 2, 3 cm, mentre all'interno delle agate abbiamo trovato strutture globulari di questo tipo fino a 10-15 cm, il che sembrerebbe un po' anomalo. Tuttavia, non sappiamo con sicurezza se le condizioni di cristallizzazione all'interno della soluzione di silice siano condizioni particolari che permettano la cristallizzazione dei cristalli più grandi o diversi, con diverse forme. Ecco, ancora strutture globulari gialle di attribuzione a possibili ferrite in questa agata laguna sono abbastanza abbondanti. Queste sono strutture di 3-4 cm. Ancora una laguna, qui siamo già a una struttura di 6 centimetri, molto bello, molto silicizzato, il colore molto, molto giallo, omogeneo, potrebbe essere suo originale o potrebbe essere diverso, cioè cambiato. Questo è un Tanderegg del Nevada, anche qui delle strutture globulari gialle, simili a quelle della ferrite, e questo è un campione del Messico, della zona di Galeana, una saggenite con una struttura globulare di oltre 20 cm. La struttura è la stessa delle precedenti, con le fibre molto fini, colore giallo, queste bande di crescita. Se fosse una ferrite sarebbe veramente anomala come dimensioni, quindi restiamo nel dubbio. Potrebbe anche essere una zeolite, e nel caso zeoliti di queste dimensioni siamo più nel gruppo delle scoliciti, delle natroliti. I campioni indiani, per esempio, danno campioni con aggregati sferulitici molto grandi di questo tipo di zeoliti. Più probabile attribuzione alla ferrite per dimensioni è la famosa agata Pompom del Texas, che può assomigliare a questo tipo di ferrite, e qui sono dei batuffoletti, appunto dei pompon, che crescono in genere su dei filamenti di calcedonio che poi vengono inclusi nell'agata, ed è tutto il campione è cosparso di questi batuffoletti. Sono totalmente ben silicizzati, per cui si prestano a essere tagliati per fare dei cavo, e la lucidatura è coerente col calcedonio. Ancora fibre gialle di dubbia attribuzione sono queste fibre nei geodi coconut del Messico, che potrebbero essere simili. Vediamo che il nodulo, prima di venire riempito, era tutto cosparso su tutta la superficie di questi cristalli gialli. Ecco, sempre ciuffi gialli, ma con una forma leggermente diversa, una struttura meno globulare, meno compatta. E quindi ho scritto zeolite così generico. Sono questi sempre dei campioni di laguna. Vediamo che anche qui abbiamo tutta una cristallizzazione sui bordi della cavità. In questo caso i cristalli erano solo alla base, in questa porzione i cristalli avevano addirittura spinto verso l'alto questa porzione di andesite, che è stata spinta per energia di cristallizzazione. Ricordiamo che il calcedonio è un polimero, non ha energia di cristallizzazione, quindi non potrebbe creare questa spinta verso l'alto, mentre alcuni cristalli possono farlo. Ecco ancora una laguna, sempre questa zeolite, diciamo, gialla a ciuffetti, sempre sulle pareti della cavità. Ancora vediamo questi ciuffetti gialli. Qui abbiamo due fasi di crescita di saggenite. La prima crea una specie di struttura
mammellonare, qui bassa fibrosa, che poi è stata completamente sostituita da calcedonia, e poi una seconda fase di cristallizzazione di questi ciuffetti gialli. Ancora ciuffi gialli che potrebbero anche sembrare delle aragoniti e sono abbastanza abbondanti nelle lagune. Ecco, un altro campione da Needle Peak in Texas, con queste strutture di saggianite a ventaglio, che potrebbe essere un'aragonite o un altro tipo di zeolite. Ancora, sempre ciuffi gialli, tipici del giacimento di Izevan in Armenia, che è un giacimento di agate molto belle. E è molto tipico questa associazione di questo strato di cristallini gialli sopra a delle strutture di calcedonio che forse sostituiscono degli altri cristalli, non saprei dire, qui si vedono delle forme curiose, però quello che caratterizza proprio molti noduli del giacimento è questa patina di cristallini gialli, che direi che assomiglia a quella che abbiamo visto nella laguna. Ecco, altre saggianiti di dubbia interpretazione sono queste in ciuffi neri, molto costanti in caratteristiche, sono in giacimenti diversi, questo è un giacimento dell'Arizona, Fort of Julie Peak, questo è Hell's Gate nell'Idaho, nell'Oregon, un famoso giacimento del Saddle Rim, sono tutti calcedoni con questi ciuffi di materiale nero molto fine. Ancora materiale nero, un po' più grossolano, viene da un'agata brasiliana, anche qui i cristalli appoggiavano sulle pareti della cavità. Ecco, ancora ciuffi neri in una laguna, vediamo che in questo campione tutti i ciuffi tappezzavano la cavità, in questo caso c'erano dei pendenti di roccia nella parte centrale che erano tutti ricoperti di cristalli. E il calcedonio ci è girato intorno e ha riempito la cavità. Ecco, sempre ciuffi neri, però in questo caso gli aggregati sono più globulari, più compatti, più neri, meno fibrosi, e potrebbero essere attribuiti a goethite. A goethite sappiamo che un minerale di bassa temperatura cristallizza frequentemente nelle geodi e questo viene in realtà da una pegmatite, un ritrovamento recente in Ucraina, e si tratta di aggregati sferoidali, fibrosi, potrebbero assomigliare a questo, in una laguna, questo è un campione di un deposito sconosciuto, però vediamo che la struttura fibrosa è molto simile a questa del campione di minerale. Ecco, cambiando minerale, qui l'attribuzione è un po' più evidente, si tratta di marcassite, in questo caso la marcassite singenetica cristallizza all'interno del calcedonio, dà degli ammassi cristallini più o meno arborescenti, in certi casi ci sono delle vere strutture dendritiche molto belle, e chiaramente la situazione era di grande concentrazione di ferro, però poco ossigeno, per cui si ha la cristallizzazione di marcassite. Ecco, associata alla marcassite di questo giacimento, che si chiama Nipomo, nel nord della California, ci sono delle vere e proprie saggianiti che probabilmente sono attribuibili a una zeolite. Vediamo questa struttura a ventaglio, tipica delle zeoliti, che poggiano sulle pareti della cavità associate alla marcassite, quindi una paragenesi abbastanza curiosa. Un'altra paragenesi curiosa è data da questo deposito Trent Oregon, che ha dato delle splendide saggianiti molto colorate per la presenza di orpimento e realgar. Queste macchie colorate, giallo-arancio, che è orpimento che sostituisce realgar. Il realgar normalmente si trova associato all'antimonite, per cui è sempre stata considerata questa saggianite come un'alterazione della stibnite. Ecco, l'attribuzione a stibnite non ci giurerei completamente perché è una struttura un po' strana in queste vene, però potrebbe essere
comunque lascio aperto, come tutti gli altri casi, insomma, continua a essere un'attribuzione fatta a occhio. Comunque questo giacimento è conosciuto come Stibnite e Realgar in Agata. Altre probabili zeoliti da altri giacimenti hanno forme caratteristiche, queste zeolite bianche molto belle di Hell's Gate, hanno queste strutture curiose, così hanno l'aria di strutture tipiche di zeoliti. Sempre con l'aria di zeoliti sono questi grossi pompon di El Sueco in Messico, e vediamo che le fibre sono molto fini e questi peletti difficilmente si sarebbero conservati nel caso fossero rimasti all'aperto, assomigliano alle eucheniti dell'India e hanno preso questa colorazione azzurra che probabilmente è secondaria. Ancora delle strutture tipiche di zeoliti, sempre dall'Armenia, questi cabochon danno queste farfalline di cristalli che hanno tutta l'aria di quelli che possono essere le farfalline di stilbite, blandite, cavansite da numerosi giacimenti. Ancora una crescita strana sono questi piccoli cristallini che crescono su un deposito di muschi accumulati sul fondo di una cavità e crescono quindi all'interno del colloide e hanno questa forma un po' curiosa. Altre probabili zeoliti è questa saggenite dell'Oregon, questo è un campione molto antico, e tutto il nodulo, tutta la cavità viene riempita da queste fibre che hanno tutto l'aspetto di una natrolite. Ancora del gruppo di zeoliti è probabile quest'altra zeolite, quest'altra saggenite dell'Oregon. I possibili candidati quali sono? Beh, citando fra i più comuni, natrolite, mesolite, scolecite, mordenite, thomsonite. Uno di questi quasi sicuramente, probabilmente i più comuni di questi sono natrolite, mesolite, scolecite, però ci sono molti minerali rari delle zeolitiche che danno forme simili. Questo è un campione, anche questo con fibre di grandi dimensioni, viene da Asni in Marocco e curiosamente questo è un ciuffo che si forma sulle pareti della cavità, viene coperto da un calcedonio mammellonare, vediamo qui molto trasparente. Curiosamente i cristalli sembrano un po' come spezzati o piegati sulle punte. Questo fenomeno è ancora più evidente in un altro campione di un'altra località marocchina, da Zaher Zayan, dove tipicamente qui i cristalli delle saggenite sono ricoperti da una curiosa struttura di calcedonio che copre le punte e in molti casi le piega o le spezza. Quindi è possibile che il peso di questo calcedonio ne abbia provocato la fratturazione, però allo stesso tempo ha mantenuto il cristallo unito, diciamo, e ha creato questi piegamenti. E poi ha inglobato tutto all'interno del calcedonio. Quindi diciamo che sulla punta di questi cristalli allungati si stava formando una concrezione di calcedonio che pesava prima che questo calcedonio che ci stava intorno sostentasse il peso di queste concrezioni. Ecco, una saggenite classica viene dalla località di Colonia Enriquez nel Chihuahua, sono grossi campioni, tutti tappezzati di queste fibre sulle pareti esterne della cavità. Ecco, questo è un altro campione della stessa località, vediamo tutto intorno ci sono dei cristalli fibrosi che potrebbe essere una zeolite, però assieme abbiamo una struttura botulidale gialla che potrebbe essere ferrite o un altro minerale simile e quindi abbiamo una paragenesi già complessa di due minerali all'interno della cavità. Ancora delle cavità completamente tappezzate di cristalli fibrosi vengono da Big Diggins in New Mexico. Questi due campioni hanno un aspetto e una struttura molto simile, però hanno subito dei processi diversi per cui hanno raggiunto due colorazioni completamente diverse. Questo ha dato sul rosso e sul marrone, questo è rimasto sul bianco e il beige. E sulla punta dei cristalli si vedono piccolini, dei microcristallini, microsferuliti,
proprio su tutte le punte, potrebbe essere del calcedonio, ma potrebbe anche essere una seconda generazione di un'altra zeolite. Ecco, ancora delle fibre che hanno tutta l'aria di essere precontemporanee perché stanno immerse assieme ai muschi, quindi vediamo all'interno di quest'agata una stratificazione di muschi assieme a delle fibrette, delle piccole dendritine, delle piumette, una cosa mo molto complessa che cresce tutto all'interno del calcedonio. Quindi questa è una saggianite appena contemporanea di dubbia attribuzione. Ancora una saggianite appena contemporanea e queste sono già delle strutture sferoidali più grosse, qui stiamo parlando di 3-4 cm di diametro, si formano anche queste all'interno dei muschi, vengono da un deposito nel Sonora, in Messico, e entrambe sono cresciute all'interno dei muschi, e quindi sono anche queste appena contemporanee. Ecco, qui abbiamo riconosciuto una struttura curiosa, si tratta di un'agata berbere, sono delle agate del Marocco, in genere con poca colorazione, queste inclusioni aghiforme in cui questi aghetti infilzano delle sferette bianche. Ecco, abbiamo trovato un minerale molto simile. Si tratta di mordenite ricoperta da calcedonio, cioè il primo input di calcedonio ha creato delle piccole strutture globulari che ricoprono la zeolite, quindi mi stanno a indicare che c'è una certa compatibilità fra il cristallo della zeolite e la formazione del calcedonio, quindi cresce bene sopra e per questo diciamo che è il primo passo per l'inglobamento della zeolite all'interno dell'agata. Quindi all'inizio delle piccole sferette di calcedonio crescono sui cristalli, poi piano piano tutto viene inglobato e congelato e fossilizzato all'interno del nodulo. Più strane, più difficili da capire sono queste pseudomorfosi. Questa viene dal giacimento di Kerrouchin in Marocco e si tratta di un cubo di grande dimensione che potrebbe essere attribuito ad alite, cioè salgemma, è curioso come una salgemma di queste dimensioni cresca in maniera così isolata, senza altri cristalli, all'interno di una cavità in un basalto. Curioso che poi dentro al cubo si è formata un'agata secondaria, cioè il cubo era ancora, diciamo, pieno quando è stato coperto dai muschi, e quest'agata si è formata quando si è formata questa, quindi dopo la deposizione dei muschi. È un caso simile, sempre in Marocco, però da un'altra località, si trovano questi geodi di quarzo con queste pseudomorfosi di cubi di grandi dimensioni, alcuni misurano 10-15 cm di diametro e sono così collezionati con il nome di pseudomorfosi sualite perché non si sa bene che altro potrebbe essere, che cristalli cubici zeolitici ce ne poche, potrebbero essere una porfirite di una forma un po' strana. Tuttavia, non sappiamo se la presenza del gel della soluzione colloidale del calcedonio di silice possa creare una situazione decisamente anomala per la cristallizzazione di cristalli singoli di sale di queste dimensioni. Quindi, se è sale, sicuramente c'è una responsabilità da parte del colloide per la formazione di un cristallo di sale così isolato. Ecco, sempre un caso strano, forse unico, è la presenza di rame, viene da una sola località, che è una miniera nel Michigan, e si tratta di un'impregnazione secondaria. Questo è un'agata di piccole dimensioni, è sotto il centimetro, molto piccolina, però il rame nativo è entrato fra le bande, questo è una emiagata, un occhietto fra le bande e tutto intorno e in mezzo alle bande è entrato il rame nativo. Questo è un caso più una stranezza che una prassi, però sicuramente
va citato come mineralogia delle agate.